Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito BBCraft. Vi mostro come realizzare step by step questa borsa di perline. Ed eccola qua, davvero bellissima, io l'adoro. Guardate che bella. È realizzata appunto con i cubetti in acrilico 10x10, sono molto luminosi come vedete. Infatti ho scelto sul sito di BBCraft 500 grammi di cubetti appunto in questa bellissima colorazione viola e 500 grammi di questi cubetti nella colorazione multicolor. Ovviamente vi lascio i link di tutti i prodotti utilizzati in descrizione insieme al codice sconto. Come vedete la borsa al momento non è terminata perché manca appunto un manico. Vedete, manca appunto il secondo manico. Ho pensato di realizzare un altro video tutorial per mostrarvi come si realizza un'altra tipologia, un'altra forma geometrica di manico. Quindi al momento lascerò la lavorazione in questo modo e poi in un altro video tutorial vi mostrerò ovviamente l'altra versione del manico, così da poter realizzare una borsa semplice in questo modo, nelle colorazioni che vogliamo, e poi possiamo sperimentare con le varie tipologie di manico. Io spero che ovviamente il tutorial sia di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino se vi va. Questa è la borsa all'interno, è anche molto capiente perché vi mostro, questo è il mio cellulare, lo inserisco all'interno in modo da mostrarvi quanto altro spazio resta. Quindi c'entra secondo me l'indispensabile, ecco. Niente, ve la rimostro di nuovo davanti, ovviamente con il manico terminato. Io l'adoro, è molto luminosa. E spero ovviamente che sia di vostro gradimento. Vi lascio al tutorial e buona visione. Ciao! Il materiale per poter realizzare la borsa è il seguente. Innanzitutto andrò a utilizzare queste perline, questi cubotti in acrilico, presi appunto dal sito di BBCraft. Questo pacco è appunto mezzo chilo, questo è il codice del prodotto. Andrò a realizzare tutta la struttura della borsa con questa colorazione e poi andrò a creare il manico tutto colorato sempre con i cubotti. Questo è il codice di quest'altra colorazione che appunto, come potete vedere, è multicolor, e quindi andrò a realizzare questi manici tutti colorati. E il filo, questo qui è 0,50 di nylon trasparente. Vi lascio al tutorial. Iniziamo il lavoro con esattamente 2,5 metri di filo. Come vedete, queste sono le due estremità, quella di sinistra e quella di destra. Vado ad inserire su uno dei due fili, non è importante quale, l'importante è che inserite 4 cubetti. Quindi vado ad inserire sul filo di destra 4 cubettini. Quindi il primo, il secondo, il terzo e il quarto cubetto. Una volta inserite le perline, vado a pareggiare i fili e porto tutte le perline nella parte centrale del filo. Questa è appunto la parte centrale e, come vedete, appunto ho posizionato le mie perline. Adesso con l'estremità di destra del filo di destra, cioè questa qui, vado a rientrare solamente nell'ultimo cubetto. Quindi con questo filo qui rientro nell'ultimo cubettino e tiro il filo e creo appunto questa asola. Lasciate appunto l'asolina in questo modo. Prendo l'estremità del filo di sinistra e rientro all'interno di questa asolina e tiro entrambi i fili. Si forma appunto questa lavorazione, come vedete, con appunto l'asolina. Vado a stringere per bene in questo modo, in modo che il nodino si nasconde all'interno di questo cubetto da dove appunto fuoriescono entrambi i fili. Se appoggio appunto la lavorazione, come vedete, la lavorazione resta bloccata e non si apre. E questo è appunto il primo modulo creato, ed eccolo qua, formato appunto da 4 cubetti. Adesso abbiamo il filo di sinistra e il filo di destra. Sul filo di sinistra vado ad inserire 2 perline.
vado ad inserire le due perline, rientro sempre con il filo di sinistra nell'ultimo cubetto e realizzo l'asolina. Porto il tutto alla fine in questo modo e lascio in questo modo il lavoro con l'asolina. Invece sul filo di destra vado ad inserire un solo cubetto, quindi prendo il filo di destra e inserisco appunto un solo cubetto e porto il tutto alla fine del filo in questo modo. Quindi destra un cubetto, sinistra due cubettini. Adesso rientro con il filo di destra all'interno dell'asolina, quindi rientro all'interno e vado a stringere entrambi i fili. Quindi stringo entrambi i fili, il nodino è qui e vado a inserirlo all'interno del cubetto. Quindi stringo per bene la lavorazione e ho realizzato anche il secondo modulo. Ovviamente per continuare la lavorazione vado ad inserire sul filo di sinistra sempre due cubetti, primo cubetto e secondo cubettino. Vado a realizzare sempre l'asolina nell'ultimo cubettino, quindi rientro solo nell'ultimo, porto il tutto alla fine del filo. Vedete, ho realizzato l'asolina. Invece sul filo di destra vado ad inserire un cubetto, lo porto sempre alla fine del filo e rientro con il filo di destra all'interno dell'asolina. E tiro entrambi i fili. Tiro bene la lavorazione in questo modo. Stringo bene i fili e ho realizzato anche il terzo modulo. Quindi il primo, il secondo e il terzo. Adesso vado avanti con questa lavorazione e realizzo altri 9 moduli. Ed ecco qui il risultato. Come vedete ho realizzato appunto i miei 9 moduli, per un totale, per quanto riguarda la prima fila, al momento sono 12 moduli, quindi 2, 4, 6, 8, 10 e 12 moduli totali. Adesso vado a realizzare l'ultimo modulo della prima fila, cioè il 13esimo. Quindi vado a realizzare il 13esimo. Io avrò sempre il filo di sinistra e il filo di destra. Adesso per l'ultimo modulo vado ad inserire sul filo di destra 3 cubotti, quindi filo di destra e vado a realizzare l'ultimo modulo, il primo cubotto, il secondo e il terzo. Vado a realizzare l'asolina sempre nell'ultimo cubotto inserito. Porto il tutto alla fine del filo in questo modo. Vedete, ho inserito appunto i 3 cubetti, ho realizzato l'asolina nell'ultimo cubetto. Adesso vado ad inserire all'interno dell'asolina il filo di sinistra, quindi rientro con il filo di sinistra e vado a tirare entrambi i fili. Ok, in questo modo qui. E come vedete, adesso i miei fili fuoriescono da questo cubotto qui laterale. Così posso nuovamente iniziare una nuova fila e continuare la mia lavorazione. Adesso avrò sempre il filo di sinistra e il filo di destra. Sul filo di destra vado ad inserire altri 3 cubotti. Quindi il primo, il secondo e il terzo cubotto. Vado a realizzare l'asolina sempre nell'ultimo cubotto inserito. Ed eccolo qua. In questo modo. Adesso vado ad inserire il filo di sinistra all'interno dell'asolina e tiro entrambi i fili.
come vedete appunto ho realizzato il primo modulo della seconda fila. Adesso, per continuare la lavorazione, andremo a collegare anche le perline della prima fila, quindi con il filo di sinistra rientro all'interno di questo cubotto qui. Quindi aspettate che inserisco il filo e vi mostro. Quindi il filo di sinistra andrà all'interno di questo cubotto, questo qui che già è presente sulla lavorazione, per collegare la prima fila alla seconda fila. Quindi rientro con quello di sinistra e lo lascio qui da parte, mentre sul filo di destra vado ad inserire due cubotti ed eccoli qua. Vado a realizzare la solina nell'ultimo cubotto, quindi rientro all'interno dell'ultimo cubettino, realizzo la solina e rientro con il filo di sinistra all'interno della solina e tiro entrambi i fili. Vado a realizzare il nodino che andrà sempre all'interno del cubetto, cioè questo qui. Tiriamo bene i fili e questo è il risultato. Ho realizzato anche il secondo modulo della seconda fila. Adesso, per andare avanti, il filo di sinistra andrà sempre nel cubotto che già è presente sulla lavorazione, cioè questo qui, cioè quello proprio accanto da dove fuoriesce il mio filo. Quindi rientro in questo cubettino qui, in questo modo, e sul filo di destra invece vado ad inserire due cubotti. Quindi il primo e il secondo. Vado a realizzare sempre la solina nell'ultimo cubotto inserito, porto il tutto alla fine del filo e rientro con il filo di sinistra all'interno della solina e tiro entrambi i fili. Stringo bene la lavorazione e ho creato appunto anche il terzo modulo della seconda fila. Adesso, per andare avanti con la lavorazione, devo ripetere quest'ultimo passaggio. Quindi il filo di sinistra va nella perlina che già è presente sul lavoro, ve la sto indicando adesso con le pinze, cioè questa qui. Invece il filo di destra andrò ad inserire due cubetti, realizzerò la solina nell'ultimo cubetto e poi inserirò il filo di sinistra all'interno della solina e andrò a stringere. E ovviamente vado a ripetere questo passaggio e arrivo esattamente al dodicesimo modulo. Faccio questi passaggi e ritorno da voi. Rieccomi, ho quasi terminato appunto la seconda fila di perline. Vedete, mi mancano appunto altri 4 moduli per completare la seconda fila, ma ho terminato il filo. Quindi adesso vi spiego come bloccare il filo e come aggiungere del nuovo filo per continuare la lavorazione. Per bloccare il filo bisogna soltanto ripassare all'interno della lavorazione sempre seguendo il motivo. Quindi un esempio: devo bloccare questo filo, quindi ripasso in questa perlina, ripasso in questa centrale, in questa, in quella, in queste qui, sempre seguendo appunto la lavorazione, tipo una sorta di onda. Quindi seguo la lavorazione. Infatti non andrò mai, per esempio, da questa perlina non andrò mai in questa, ma andrò sempre a seguire la lavorazione, tipo una sorta di serpentello che si va a incastrare all'interno della lavorazione, e in questo modo bloccherò entrambi i fili. Invece, per aggiungere del nuovo filo, vi basterà semplicemente tagliare del nuovo filo. Io ho scelto appunto 2,5 metri di filo e poi mi sono posizionata in queste due perline. Questa qui, che è appunto l'ultimo modulo realizzato della seconda fila, e questa invece è la perlina laterale per continuare la lavorazione, per collegare tutte le file. Quindi in queste due perline vado a pareggiare i due fili, quindi avrò sia l'estremità di destra che l'estremità di sinistra con la stessa metratura di filo, e poi andrò avanti inserendo sul filo di destra due cubetti, realizzerò la solina e poi andrò a chiudere con il filo di sinistra e poi
posso continuare tranquillamente la mia lavorazione ed è estremamente semplice sia bloccare i fili e sia aggiungere del nuovo filo. Io ovviamente vado avanti e ritorno da voi per realizzare l'ultimo modulo insieme. Rieccomi, devo realizzare appunto l'ultimo modulo della seconda fila e come vedete il filo di sinistra l'ho infilato anche in questo cubetto qui laterale, l'ultimo. E adesso vado a realizzare l'ultimo modulo della seconda fila. Vado sul filo di sinistra, vado ad aggiungere due cubetti. Quindi vado sul filo di sinistra e vado ad aggiungere appunto due cubetti. Ed ecco qui, realizzo l'asolina nell'ultimo cubetto, porto il tutto alla fine del filo e rientro con il filo di destra all'interno dell'asolina e tiro entrambi i fili in questo modo. Tiro bene i fili e come vedete appunto i due fili fuoriescono da questa perlina qui laterale e sono pronta per iniziare una nuova fila, la terza in questo caso. Ovviamente il primo modulo vado sempre con il filo di sinistra e vado ad aggiungere in questo caso 3 cubetti per iniziare ovviamente una nuova fila. Quindi inserisco i 3 cubetti, vado a realizzare l'asolina nell'ultimo cubetto, porto il tutto alla fine e inserisco il filo di destra all'interno dell'asolina e tiro entrambi i fili, giro il lavoro per comodità, tiro bene i fili e come vedete ho realizzato il primo modulo della terza fila. Adesso possiamo anche rigirare il lavoro in questo modo, così avremo il filo di sinistra che possiamo inserirlo nelle perline già presenti sul lavoro, mentre il filo di destra possiamo inserire le due cubetti, realizzare l'asolina e andare a chiudere con il filo di sinistra. E così andiamo avanti per anche la terza fila. In pratica sono 3 i passaggi fondamentali, quello appunto per realizzare l'intera fila, il passaggio per realizzare l'ultimo modulo e il passaggio per realizzare il primo modulo di fila. Quindi sono soltanto 3 i passaggi da effettuare. E come avete visto, per realizzare l'ultimo modulo della fila, ovviamente andiamo a utilizzare il filo di sinistra per rigirare il lavoro. Stesso discorso per iniziare un nuovo giro, quindi inserire sempre sul filo di sinistra 3 cubetti per andare a realizzare il primo modulo. Poi bisogna soltanto rigirare la lavorazione come vi ho mostrato prima per continuare una nuova fila. Quindi questi sono i 3 passaggi fondamentali per realizzare appunto il pannello centrale della borsa. Io vado a realizzare esattamente un pannello alto 22 file e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Ho completato appunto il pannello centrale della borsa. Ho realizzato esattamente 22 file. Infatti ve le conto, come potete vedere questa è la prima, seconda, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Questa è appunto l'altezza, infatti il pannello si vede in questo modo. Queste appunto sono le 22 file e come base abbiamo appunto realizzato 13 moduli. Come potete vedere qui, sono appunto 13 moduli. Adesso vado a dividere questo pannello. In che modo? Lo rimetto di nuovo così. Allora, le prime 9 file fanno parte appunto del primo lato della borsa, il lato frontale. Poi ci sono 4 file centrali che sono appunto la base centrale all'interno della nostra borsa e poi altre 9 file che sono l'altro lato appunto della borsa. Adesso vado proprio ad alzare e a suddividere appunto la borsa. Come dicevo prima, quindi 9 file sono il primo lato, quindi sono 3, 6, 9. Quindi posiziono la mia mano qui dove appunto è la nona fila e vado ad alzare la lavorazione.
lavorazione è bella rigida, quindi dovete un po', ok, in questo modo dovete spingere la lavorazione in modo che resta bella rigida in questo modo. E come potete ben vedere sono 3, 6 e 9 e questo è il primo lato. Come vi dicevo prima, ci sono poi 4 file che fanno parte appunto della base, quindi questa è la prima, questa è la seconda, la terza e la quarta. Quindi posiziono nuovamente la mia mano in questo modo e vado ad alzare anche quest'altro lato. Ok, faccio un po' di pressione in questo modo. Ok, dovete aiutare ovviamente la lavorazione perché è molto molto rigido il pannello, quindi dovete proprio spingere per bene ogni singolo modulo, vedete, in questo modo. Adesso abbiamo appunto 2 laterali da 9 file e poi la base centrale appunto da 4 file, che è questa qui interna, vedete, 1, 2, 3 e 4. Adesso non ci resta che andare a realizzare i laterali della borsa, perché come vi dicevo prima adesso abbiamo realizzato il lato fronte e retro della borsina e adesso andiamo a realizzare i laterali. Rieccomi, allora metto la mano retro così vi mostro. I miei 2 fili uscivano da questa perlina qui in alto, questa qui che vi sto indicando adesso con il dito, e quindi sono ripassata all'interno di questo modulino per fuoriuscire da questa perlina qui esterna, questa qui, in modo che entrambi i fili, uno fuoriesce verso l'alto e l'altro fuoriesce verso il basso. Vi metto sempre la mano dietro perché essendo una perlina trasparente si notano le perline retro. Vedete? Quindi fuoriescono entrambi i miei fili da questa perlina qui. Adesso giro la lavorazione e tenete sempre conto che per quanto riguarda il laterale della borsa è sempre formato da 4 file. Ovviamente dobbiamo collegare questo lato a quest'altro. I miei 2 fili fuoriescono da questa perlina qui, la prima della fila qui in alto, e andiamo appunto ad inserire le perline per collegare i 2 lati. Quindi sul filo che va verso il basso inserisco una perlina ed eccola qua. Vado a realizzare i laterali sempre con la medesima colorazione, quindi sul filo che va verso il basso una perlina e lo lasciamo qui. Il filo che fuoriesce verso l'alto vado ad inserire 2 perline. Vado a rientrare col medesimo filo nella seconda perlina inserita, vado a creare appunto il cappietto, porto il tutto qui in alto, aspettate che, ok, porto tutto qui in alto in questo modo e rientro con il filo, questo qui che va verso il basso, all'interno del cappietto. E in questo modo abbiamo realizzato il primo modulo, eccolo qui. Adesso sul filo che va in alto una perlina, sul filo che va in basso 2 perline e poi vado a realizzare il cappietto. Quindi vado ad inserire le perline, sul filo in alto una perlina ed eccola qua. Sul filo in basso 2 perline. Vado a realizzare il cappietto sempre nella seconda perlina, ecco qui il cappietto, porto il tutto fino qui e rientro ovviamente con il filo, questo qui in alto, all'interno del cappietto e tiro, giro un po' la lavorazione e tiro la lavorazione in questo modo. Tiro bene il filo ed ho formato anche il secondo modulo ed eccolo qui. Adesso nuovamente sul filo in alto una perlina, sul filo in basso 2 perline, rientro nell'ultima perlina andando in direzione opposta e creo il cappietto. Porto il tutto alla fine in questo modo e rientro con il filo di questo qui in alto all'interno del cappietto e tiro bene il filo.
tiro bene il filo e ho creato anche il terzo modulo. Adesso devo creare l'ultimo modulo e ovviamente devo collegarlo anche a questo lato della borsa. Quindi sul lavoro sono già presenti due perline, questa qui da dove fuoriescono i miei due fili e questa qui per collegare ovviamente questo lato. Quindi sul filo qui in alto inserisco una sola perlina come prima, vedete? Ecco qui la perlina. Adesso sempre questo filo qui in alto lo vado ad inserire esattamente in questa perlina qui laterale, vedete? Questa qui, ve la indico. Questo è il modulino di quest'altro lato e ovviamente mi rinfilo in questa qui sporgente del lato, solo in questa. Mi aiuto con le pinze per far uscire il filo da questo punto e ho collegato appunto questo primo lato, vedete? In questo modo. E adesso con quest'altro filo vado ad inserire una sola perlina, realizzo il cappietto in questo modo, porto il tutto alla fine e all'interno del cappietto ripasso questo filo che fuoriesce appunto da questa perlina qui laterale in questo modo e tiro bene il filo così. Ok, e ho collegato appunto la mia prima fila ed eccola qui, vedete? Adesso il filo di destra lo inserisco esattamente in questa perlina qui, sperando che si noti qualcosa. Aspettate che cerco di trovare qualcosa che da inserire all'interno in modo da non avere tutto questo colore viola. Ok, proviamo a vedere se così mette a fuoco. Rieccomi, ho cambiato la parte interna, ho inserito questa scatolina così, è proprio perfetta per la lavorazione, è proprio giusta giusta, e poi ho cambiato anche la messa a fuoco sperando che così sia tutto più nitido. E come vedete, allora il mio filo fuoriesce da questa perlina qui, il filo di destra, il filo di sinistra fuoriesce da questa perlina qui. Sempre con questo filo qui alla mia destra vado ad inserire due perline, perché ovviamente adesso dobbiamo andare a realizzare la seconda fila che si collega con quest'altro lato. Ovviamente i laterali potete anche andare in orizzontale o anche in verticale. Io adesso sto realizzando fila per fila, quindi sto andando in orizzontale e pian piano andrò a realizzare tutte le 9 file per poter collegare tutti i lati. Quindi adesso, come dicevo, con il filo di destra vado ad inserire due perline, perché due già sono presenti ovviamente sulla lavorazione, la prima e la seconda. Quindi vado ad inserire due perline e realizzo il cappietto nell'ultima perlina inserita. Ecco qui le due perline e rientro ovviamente nella seconda perlina realizzando il cappietto, eccolo qua, e ovviamente rientro all'interno di questo cappietto con il filo di sinistra in questo modo e tiro entrambi i fili ed ecco qui, ho realizzato il primo modulo della seconda fila. Adesso il filo che va verso l'alto ovviamente rientra in questa perlina qui della prima fila, quindi prendo questo filo e rientro in questa perlina qui, mi aiuto con le pinze a fuoriuscire dalla, ecco qua, in questo modo, e con il filo che va verso il basso, cioè questo qui, vado ad inserire altre due perline, realizzo il cappietto nell'ultimo cubetto, tiro il tutto verso la fine e rientro questo filo all'interno del cappietto e tiro il tutto in questo modo. Stringiamo sempre per bene la lavorazione, mi raccomando. Ho realizzato anche il secondo. Adesso sempre con il filo questo qui in alto rientro nella perlina accanto della prima fila, cioè questa, e mi aiuto sempre con le pinze a far fuoriuscire il filo
in questo modo, e con il filo questo qui in basso, stesso discorso, vado ad inserire sempre due cubetti e vado a realizzare la l'asolina nell'ultimo cubetto. Ecco qui l'asolina e rientro all'interno dell'asolina questo filo e tiro entrambi i fili in questo modo. Adesso ovviamente sul lavoro ho più di una perlina, quindi per realizzare l'ultimo modulo c'è una perlina, la seconda e la terza, quindi basterà soltanto inserire una sola perlina. Con il filo che va verso l'alto, cioè questo qui, rientro in questa perlina qui della prima fila, eccola qua, quindi ripasso in questa perlina qui e ripasso anche nella perlina questa qui laterale della seconda fila, questa che vi sto indicando adesso. Vedete, questa è la prima fila, quindi ripasso in questa perlina qua andando verso il basso ovviamente, quindi ripado in questa perlina e ovviamente mi aiuto sempre con le pinze, ecco qui, a fuoriuscire, ed eccomi qua. E adesso con questo filo qui che va verso il basso vado ad inserire una perlina, quindi una perlina su questo filo, rientro in questa perlina per creare il cappietto e rientro all'interno del cappietto per prendere questo filo e i miei due fili fuoriescono appunto da questa perlina qui. Adesso il filo che mia sinistra rientra in questa perlina qui laterale, la terza fila, quindi con questo filo qui rientro in questa perlina sempre con questo filo qui, questo qua, vado ad inserire due cubetti, rientro nell'ultimo cubetto creando appunto l'asolina e rientro all'interno dell'asolina questo filo e tiro entrambi i fili in questo modo. Ok, adesso il filo che va verso l'alto ovviamente deve andare in questa perlina qui e il filo che va verso in basso due perline, effetto il cappietto e vado avanti. E ovviamente con questi passaggi completo sia la terza fila, poi la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava fila. Quindi realizzo questi passaggi e ritorno da voi e vi mostro come si completa il lavoro realizzando anche l'ultima fila, cioè la nona. Rieccomi, ho realizzato anche l'ottava fila che è appunto questa e come potete ben vedere adesso i miei fili fuoriescono appunto da questa perlina qui, aspettate che ve la indico, fuoriescono appunto da questa perlina qui e come potete ben vedere l'ultima fila bisogna soltanto inserire le perline centrali perché le perline ovviamente alcune già sono presenti sulla lavorazione, quindi mancano soltanto le perline centrali, esattamente 3 perline per poter collegare tutti i moduli. E questo appunto è il lavoro, vedete, questo è tutto il laterale, la prima fila, la seconda, la terza, insomma tutte le file, manca soltanto l'ultima fila da realizzare. Adesso, come dicevo, fuoriesco esattamente da questa da questo cubetto qui con entrambi i fili. Adesso con il filo di sinistra rientro in questa perlina qui. In questo modo. E rientro anche in questa perlina qui al lato che è poi quella della base, la prima della base, in questo modo. Adesso devo inserire una perlina sul mio filo, quindi appoggio un attimo il lavoro, ok, e vado ad inserire una perlina con il filo questo qui appunto in alto, quindi prendo una perlina, la inserisco sul filo e realizzo anche il cappietto, quindi rientro nuovamente in questa perlina per realizzare il cappietto e porto il tutto alla fine in questo modo.
Adesso rientro all'interno del cappietto l'altro filo in questo modo e tiro il lavoro e la perlina, come vedete, si è posizionata. Ovviamente devo stringere meglio i due fili così da nascondere il nodino all'interno del cubetto, in questo modo, vedete? Stringo bene ed ecco qui che la perlina si è posizionata. Adesso il filo sopra vado ad inserirlo in questa perlina qui sopra e il filo sotto vado ad inserirlo in quest'altra perlina della base, la seconda della base. Quindi parto direttamente con il filo questo qui sotto e rientro in questa perlina qui. Prendo le pinze. Ok, e faccio la stessa cosa anche con il filo di sopra. Quindi prendo il filo di sopra e rientro in questa perlina. Ok, prendo sempre le pinze in questo modo. Adesso appoggio nuovamente la lavorazione e inserisco un nuovo cubetto con il filo questo qui in alto. Quindi prendo un cubetto, realizzo l'asolina, porto il tutto alla fine e rientro il filo all'interno dell'asolina, l'altro filo ovviamente, e tiro bene la lavorazione in modo che il nodino va all'interno del cubetto. Ovviamente ripeto nuovamente questo passaggio e vado ad inserire una nuova perlina qui, quindi ripasso i fili in queste perline qui laterali. Ho ripassato sia questo sopra e sia questo sotto. Adesso con il filo di sopra un cubetto e vado a realizzare l'asolina e rientro con il filo all'interno, l'altro filo all'interno dell'asolina. Tiro bene il filo, il nodino si nasconde all'interno del cubetto e questo è il risultato. Ho inserito appunto queste tre perline. Adesso non ci resta che ripassare all'interno dell'ultimo modulo con entrambi i fili, ovviamente andando in direzioni opposte, e poi ripassare un po' all'interno della lavorazione, sempre seguendo il motivo, e poi blocchiamo e tagliamo i fili in eccesso. Ovviamente vado a ripetere questi passaggi e vado a realizzare anche l'altro laterale e ritorno da voi. Rieccomi, ho completato anche il secondo laterale della borsa e questo è il risultato. Come potete ben vedere, la struttura è bella solida e rigida della borsa e questo è come si presenta, davvero molto molto carina. Per quanto riguarda il manico di perline, possiamo realizzare la forma che più ci aggrada. Possiamo realizzare o una forma tonda per il nostro manico, oppure rettangolare, oppure quadrata, triangolare, possiamo fare la forma di un cuoricino, insomma possiamo davvero sbizzarrirci con la forma del manico.